Bravely Default è uno di quei giochi che non esistono più, è ironicamente come un nuovo Final Fantasy che funziona. Ideato da Silicon Studio, il titolo Square Enix rappresenta una nuova speranza per tutti gli appassionati di JRPG di vecchia data, come se fosse la rinascita di un genere che per 10 anni ha tirato a campare. L'avventura si ambienta a Luxendark, una terra che ha dimenticato l'antico splendore. I 4 cristalli elementali che mantenevano il delicato equilibrio fra le forze della natura hanno perso la loro energia e da quando sono stati inghiottiti dall'oscurità, terribili catastrofi si sono abbattute sul mondo. Il gioco ci mette inizialmente nei panni di Tiz, semplice contadino che ha visto il suo villaggio sprofondare nelle viscere della terra ed è deciso non solo a ricostruirlo, ma anche a trovare un rimedio per la condizione disastrosa che il mondo si trova ad affrontare. Il plot si regge insomma su premesse molto regolari, ma fin dall'inizio ciò che cattura è il tono del racconto e la caratterizzazione perfetta delle personalità che lo costellano. La storia procede senza tempi morti, presentandoci ad ogni piesso spinto nuovi personaggi, avversari terribili oppure nemici goffi ed impacciati. Anche se non si può dire che il racconto riservi molte sorprese, dopo qualche ora di gioco ci si scopre irrimediabilmente innamorati di personaggi ben delineati, sostenuti da una sceneggiatura movimentata e da dialoghi ben scritti. È sul fronte del combat system che Bravely Default esibisce le sue doti migliori. Fin dall'inizio il titolo mostra la sua predilezione per un classicismo insistito, che ci mette di fronte a dei menu apparentemente tradizionali e una logica degli scontri molto familiare. Scopriamo però la presenza di due voci importantissime che hanno dato il nome alla produzione Square Enix. Grazie alle opzioni Brave e Default, infatti, il giocatore scopre di avere un controllo inedito sul ritmo degli scontri e le possibilità tattiche che derivano da questa brillante trovata cambiano faccia a un RPG tutt'altro che tradizionalista. In sostanza, l'opzione Default è paragonabile alla classica difesa, ma oltre a ridurre drasticamente i danni ricevuti dagli attacchi fisici e magici, ci permette di accumulare un punto azione. Questo può essere speso grazie al comando Brave, che in pratica ci permette di eseguire un'azione in più nel corso del nostro turno. Su questa base si innesca un sistema che si concentra in maniera esemplare sul controllo degli scontri, dando al giocatore la possibilità di gestire in maniera tattica e ragionata il flusso degli attacchi. Conoscere alla perfezione le routine degli avversari e sapere quanti attacchi servono in media per uccidere i nemici permette di mettere in atto strategie piuttosto baldanzose, legate a una dinamica di risk e reward semplicemente perfetta. Strategicamente parlando, Bravely Default aggiunge insomma una dimensione tutta nuova ad un sistema di scontri apparentemente collaudatissimo, consegnando all'utente il pieno controllo delle tempistiche e delle iniziative. Tutti i comandi possono poi essere impartiti usando la croce direzionale e persino la velocità delle battaglie può essere modificata a piacimento per ridurre i tempi morti. Ben congegnato è anche il sistema di crescita dei personaggi e più in generale la gestione delle risorse del team. Bravely Default decide di recuperare da Final Fantasy V l'ormai conosciutissimo job system. Ogni job sale di livello indipendentemente dal protagonista che lo seleziona, sbloccando progressivamente nuove specialità. Si scopre poi che è possibile persino mescolare le abilità di due job, per costruire sostanzialmente delle classi ibride. Le qualità di Bravely Default non finiscono qui. Parallelamente all'avventura principale ci verrà chiesto di ricostruire il perduto villaggio di Tiz, in una sezione parallela che somiglia a un gestionale molto semplificato, ma grazie alla quale sbloccare anche nuove mosse speciali. Quello di Bravely Default, insomma, è un sistema apertissimo, che lascia all'appassionato una libertà inimmaginabile. Bravely Default è delizioso anche dal punto di vista stilistico. Il gioco fa fin da subito sfoggio di ambientazioni dai tratti leggeri, quasi dipinte con morbide pennellate di acquerello, che vengono valorizzate in maniera eccellente da uno dei migliori effetti 3D mai visti sul portatile Nintendo. Anche il character design affascina, mescolando lo stile di Formula di tanti congeneri con un gusto barocco e ricercato che sembra uscito da Vagrant Story. Affascinante persino la colonna sonora. Il gruppo Sound Horizon sarà probabilmente sconosciuto ai giocatori occidentali, ma la sua passione per il trottare epico di brani fantasy sfocia qui in una serie di tracce orecchiabili e avvolgenti, ottimamente dirette e perfettamente accordate al tono vivace della produzione. Gran parte dei dialoghi infine è doppiata in inglese, con un ottimo piglio recitativo che caratterizza alla perfezione protagonisti e comprimari. Bravely Default è un prodotto delizioso ed incantevole, che ci ripaga di tanti Final Fantasy finiti peggio di quanto ci si aspettasse.
Square Enix sostiene Silicon Studio in un'avventura trottante, intrigante, sorretta da un combat system calcolatissimo e profondo. Il titolo scivola soltanto nella gestione non propriamente interessante delle attività secondarie ed in generale in un'importanza solo marginale della componente esplorativa, ma per il resto è veramente strabiliante. Delicatissimo nello stile, capace di coniugare momenti forti con un incedere spiritoso, aperto alle prospettive inaugurate dal gaming moderno, Bravely Default è un vero e proprio capolavoro del genere, che convincerà senza riserve vecchi e nuovi fan.